amici, amiche di GP1, ciao a tutti, ciao Denis, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao Riccardo. Il weekend di Phillip Island è finito. Concluso. Esatto. Concluso. Ha smontato tutte le casse per spedire l'Indonesia, perché tra neanche una settimana c'è tempo di tornare in pista. Sì, esatto, come vedete stiamo facendo tutte il team, noi comunque stiamo facendo tutte le casse perché partiranno questa notte stessa per andare in Indonesia, dove arriveranno, penso mercoledì ci daranno le casse, quindi avremo l'accesso ai box, dove rifaremo tutto quello che ho fatto, quindi apriremo le casse, toglieremo tutto, prepareremo il box, allora, e saremo alla volta del weekend. Potremmo fare un bel back to back qua, no? Sarebbe piaciuto. No, però anche l'Indonesia è molto bello, è un posto molto bello, fantastico. Sono contento di tornarci, pista nuova, bellissima tra l'altro. E dovrebbe essere però la stagione delle piogge là, quindi speriamo che invece ci assista anche no, no, esatto. Potrebbe essere incerto. Dennis, siamo al prossimo weekend, noi siamo qua a Phillip Island, così di questo weekend. Gare bellissime, no? gare bellissime, stupende, se non le avete ancora viste vi consiglio di guardarle perché è una battaglia molto molto bella. Ducati, e a proposito, guarda il mischia che c'è qua che passa, facci compagnia, Zan Benedetti, avanti, e anche il buon Giulio Nava, complimenti. Ciao. Giulio, complimenti, bravi, very good job. Volete parlare di voi? No, abbiamo tempo adesso per parlare. Sì, abbiamo bisogno anche di pause per divertirci, di parlare insieme, esatto. Era importante partire bene, era importante fare subito un po' di risultati. Ducati è andata fortissimo, sia in Supersport che in Superbike ha fatto tutto quello che poteva prendere, quindi ha dimostrato di essere una moto forte, competitiva. E anche che i team hanno fatto un ottimo lavoro dentro. Questo è sicuro, il risultato parte dai test, ha fatto sicuramente una pista favorevole. Adesso vediamo, che il mondiale è lungo, però è bene partire. È lungo, sì, siamo partiti bene. Ora vediamo in Indonesia cosa succede. Assolutamente. Qua siamo contenti, dai, sia noi che il team ufficiale a fare il risultatone. Complimenti ragazzi, grazie. Davvero. Complimenti a Marco e anche a Giulio, capotecnico di Adro, fantastico, impeccabile, meglio di così non poteva pilota, fare. Pilota, sempre il pilota. Vabbè, merito di tutti. Il risultato è merito di tutti. Squadra, pilota e la casa. E allora ci vediamo a Mandalika. Ciao. Buon volo ragazzi. Ciao, grazie ancora. Ciao Giulio. Vi ringraziamo dai per questa comparsa, cioè due pilastri di Ducati. No, Dennis. No, Bautista, sì, come dicevamo, Bautista ha incontenibile, ha strameritato queste vittorie, le ha vinte tutte e tre, sia sul bagnato che sull'asciutto, sia su Super Race, e quindi ha dimostrato di essere proprio in questo momento superiore a tutti. Insomma, quel pacchetto lì, moto, pilota, superiore. Non è stato da meno Rinaldi, vicino, l'unico che sia forse quello più vicino di tutti appunto a Bautista. Certo. E niente, noi siamo andati bene anche poi, noi, siamo contenti, perché siamo molto ragazzi, contenti, perché qua ci sono anche i team satellite che ha fatto un ottimo lavoro, io penso davvero, questo fine settimana, Ette e Bassani. Sì, esatto, Bassani è stato incredibile. Bassani penso che svoltare il suo weekend, come ha fatto lui, sia una cosa veramente da poco, cioè veramente i miei complimenti, perché per me in gara 2 è stato incredibile, io non me l'aspettavo lì, è quello che dice nelle prove, non me l'aspettavo assolutamente lì, e ha sorpreso. Noi purtroppo abbiamo perso, io sono contento perché ho quindi per noi è il nostro miglior risultato in Australia e il miglior risultato di Philip in Superbike. Certo. Devo essere sincero, potevamo fare forse qualcosa di più, perché abbiamo perso un po' di tempo nei primi giri, abbiamo fatto fatica a superare Petrux, perché Petrux è uno che è veramente tosto da superare, tosto. Poi abbiamo perso un po' di tempo anche con Toprak, che anche lui non è così semplice, via. Subito distaccata. E quindi ci è mancato un po' quella parte lì per riuscire a giocarci, forse qualcosa di meglio, però siamo partiti bene, quindi sono. Io penso che questo weekend di Phillip Island è una via facile, una pagina di Ducati che ha dimostrato un grandissimo potenziale, un ufficiale con il satellite, e dall'altra ci sono comunque
delle realtà come Kawasaki che comunque ha faticato molto, soprattutto oggi Ria ha detto che è stato un vero e proprio disastro e se ne assume tutte le responsabilità perché comunque la direzione l'ha tracciata lui, e anche Toprak ha faticato molto oggi in gara 2 perché ha sbagliato la scelta della gomma, appunto ha detto che la moto non riusciva a girare, non aveva grip, non aveva fiducia. Però c'è comunque un Locatelli che penso che ha fatto un weekend di grande, grande solidità, un Loca veramente all'attacco col coltello tra i denti che ha tenuto sui colori della fase giapponese. Hai toccato un po' il punto secondo me, no? Perché comunque il Loca era lì, ha fatto terzo e non era lontanissimo, e con un Loca così ci aspettava forse un Toprak un po' con un tono un po' più, no? E quindi c'è da capire il perché e il non perché di questa. Parlavamo del Loca, cosa, ed ecco il Loca che è pronto già per andare a... Io andare in cadenza, questa valigia grande, sì. Guarda, dentro. Oh! Ah, bravissimo Andrea. Esatto. No, appunto, stato che dicevamo, ci aspettavamo magari... Loca, vieni con la valigia. Quindi questo è il bello della diretta, perché qua... Via. Eh sì, ma stiamo facendo, sai, preparativi per Mandalika, appunto, per l'Indonesia, quindi stiamo buttando dentro tutto quello che ci serve e che si può. Comunque giustamente dicevi, un Loca così forte, mi aspettavo magari un Toprak che magari avesse un po' di smart, invece in gara 2 poi è finita nella maniera peggiore per Toprak perché è stato centrato da Lowe's e quindi l'ha portato a casa nemmeno un punto. Tipo solo sì, credo sia stato un incidente di gara, sì, non sì, è assolutamente. Che non l'ha centrato volontariamente, o è stato un incidente di gara, una sfortuna. Però, vi dico una cosa, siamo soli in sesta zona, abbiamo lunghissimo, tantissimi gara, non metto in dubbio, però i punti che hanno non sono pochi, no? Bravi, Denis! Sotto anche se la firma! Cioè ne ha vinto 3 su 3, quindi vuol dire che ha portato a casa un bottino pieno e ha fatto anche la pole position. Di conseguenza è fatta la grande, ora ci sono tantissime gare, tantissime manche, ci spostiamo solo perché qua noi vengono a travolgerci, quindi perché noi siamo qua nel Padova e stanno appunto smantellando tutto. Ancora non hai deciso nulla, sapevamo che comunque qui in Australia è una pista favorevole per Ducati, una pista favorevole per un autista quanto sempre forte anche in GP. Quando ha provato a corso con la MotoGP, con il film ufficiale, sai, ha dato il filo a torcere anche a Dovi e davanti, quindi non è che il campionato è lungo, quindi secondo me non è che è tutto deciso, anzi io mi aspetto che da Yamaha, da Kawasaki, da Rea ci sarà una bella risposta importante. Assolutamente, ecco, 7 giorni. Quello deve essere l'esame di riparazione di tutti gli effetti. Ci sarà già esatto l'indonesia e poi avremo un mese e mezzo di pausa per ricaricare, per rimettere a posto un po' tutto e si partirà dal campionato in Europa d'Assen. E poi chiudiamo Superbike, ma anche Supersport, Bulega, fantastico, Nicolò, davvero una grandissima vittoria ieri, poi bis oggi davanti a una bella concorrenza con Manzi e Canonci. Eh sì, Bulega ha vinto ieri sul bagnato, ha vinto oggi sull'asciutto. Quindi è l'uomo da battere della Supersport in questo momento, no? E ricordiamo che è vero che non ci sono più i due dell'anno scorso, perché in Superbike, però c'è un Manzi che ha molto preso molto carico in grado più da forza. Bella storia quella di Manzi, è arrivato all'ultimo in tankate, però è riuscito già a prendere, a caricarsi su misura la squadra e diventare riferimento in sella alla R1. L'R6, giusto, R6. L'ultima cosa, bravissimo Denis, ma hai guardato qua, sono un po' stanchi, un po' corti. Ci sta. Aigerton mi spiace davvero tanto perché è stato veramente sfortunato che Andrea Logan l'ha centrato stamattina al tornante Miller e secondo me Dominic poteva fare una bella gara. Sarebbe stato un bel finale, anche con voi. Mi spiace davvero tanto per Dominic perché era il suo round dei debutti di Superbike, soprattutto dopo la prima fila di ieri col terzo crono. Sì, loro soprattutto nella Super Polo Race avevano una chance in più, potevano fare qualcosa di più perché sulla distanza corta avevano un po' meno, riuscivano a gestire meglio la gomma, ecco, rispetto alla distanza lunga. E se la sono giocata un po' male perché sfortunatamente i compagni di squadra che si toccano involontariamente anche questa volta qui, che poi Garner ha avuto la penalità, un long lancio di gara 2, appunto per questo
che secondo me a mio avviso è stato un contatto di gara involontario, quindi una penalità che forse non sia proprio meritata, anche se anche perché dai, si è fatto male a se stesso. Ha provato, si è visto, ha provato a non centrarlo, ha frenato forte, ha provato a buttarsi, ma niente, non c'è niente da fare, ha toccato anche con quella di squadra, sono andati a terra entrambi, però sono cose che succedono nelle gare, no? Fa parte della sono così combattute, così vicini, sono tutti così. Tu dici vicini, veloci, competizioni, esatto. Veloci, però ti dico, speriamo che nella competizione competitiva ci sia anche una BMW, che qua non l'ho vista partire molto bene. No. Mentre ho visto bei segnali da parte della Honda, che piano piano le palle, secondo me, ha fatto un weekend in crescendo Iker. È iniziato con un po' di difficoltà sul 2023, e poi invece qualcosina si è vista, secondo me, dalla Honda. Sì, sì, secondo me oggi ha fatto una bella gara, cioè costante, ha girato bene, ha fatto un grosso step dai test, quindi lunedì e martedì a ieri, la gara, ha fatto un grosso step, secondo me. Quindi bisogna poi vedere le prossime gare come andrà avanti, se si confermerà. E BMW, alla fine BMW anche Van der Marco non è che è andato malissimo, no, guardi, peccato ieri per la caduta, non era così lontano, però sì, nelle case ufficiali si aspetta. Noi ci stava avanti agli privati, no? Però ho fatto la battuta. Denis, che dire, grazie, è stato davvero un bellissimo fine settimana, ci siamo divertiti, abbiamo cercato di raccontare tutto al meglio, noi lo ringraziamo Denis perché si è messo in gioco e poi lo ritroveremo presto. Tra pochi giorni, manager di Tirocalista. Grazie Riccardo, grazie a tutti, spero che vi piaccia questo po'. Lascio tra la conclusione. Ci vediamo a Mandalika. Ciao. Ciao.